Il servizio aggiuntivo multiutente è la soluzione perfetta per tutti coloro che hanno la necessità di far accedere i propri collaboratori al servizio di fatturazione elettronica senza necessariamente condividere tutti i contenuti, ma fornendo permessi di lavoro specifici su un unico ambiente. È disponibile sia per il servizio fatturazione elettronica, sia per il servizio fatturazione elettronica solo ricezione. In quest'ultimo caso, naturalmente, sarà possibile attribuire solamente i permessi di lettura e di gestione impostazioni. Grazie a questo servizio, ciascun titolare potrà acquistare tanti utenti aggiuntivi quanti sono i collaboratori a cui vuole dare accesso al servizio. Vediamo come. Per acquistare nuovi clienti, clicca su Aggiungi utenti in home page. Sarai collegato alla pagina del carrello da cui eseguire l'ordine. Scegli quanti utenti vuoi. Se mantieni il flag su Estensione dei servizi attivi, tutti i servizi aggiuntivi che hai acquistato, compreso il multiutente, saranno attivi fino alla nuova data di scadenza di fatturazione elettronica. Completa l'ordine cliccando su Prosegui e completa l'ordine. A questo punto vai su Impostazioni, Collaborazioni e scegli Utenti aggiuntivi. Quando vedrai attivi gli utenti aggiuntivi che hai acquistato, clicca su Crea utente. Indica lo username scelto da te di almeno 8 caratteri alfanumerici. L'email su cui quell'utente riceverà eventuali comunicazioni e una password temporanea da cambiare al primo accesso al pannello stesso, quindi conferma l'autorizzazione rilasciata all'utente. Scegli i permessi da attribuire all'utente. Lettura. Abiliterai l'utente nella ricerca e visualizzazione dei documenti presenti all'interno del pannello. Se non abiliti questo permesso su fatturazione elettronica, non potrai concederne altri, compresi quelli per i moduli aggiuntivi. Creazione e modifica. Lo abiliterai per le funzioni di modifica dati e anagrafiche, creazione fatture, gestione bozze ed altre operazioni di modifica. Invio a SDI. Abiliterai l'utente alle funzioni di invio delle fatture, delle comunicazioni finanziarie e degli ordini elettronici a SDI. Il permesso non è pertanto assegnabile per i moduli documenti e incassi e pagamenti. Configurazione. Lo abiliterai alle funzioni di modifica delle configurazioni di sistema. Clicca su Crea utente per concludere. Gli utenti creati riceveranno all'indirizzo email che hai indicato un'email contenente lo username che hai scelto e una password temporanea da cambiare al primo accesso al pannello. Potrai in ogni momento modificare i permessi assegnati o eliminare l'utente utilizzando gli omonimi pulsanti.